Mia moglie è sempre stata una donna sana. Il sorriso sulle labbra era sempre aperto e non aveva mai avuto problemi. Mi consideravo un uomo fortunato ad avere vicino una persona come lei e i litigi erano rari. Un giorno ero a casa dal lavoro e mia moglie, si chiamava Francesca, stava lavorando nell'ospedale cittadino. Di solito lei tornava verso le 16, ma non quel giorno. Erano già le 7 e non era ancora arrivata. La mia preoccupazione che le fosse successo qualcosa di brutto saliva ogni minuto. Quando all'improvviso suonò il campanello, andai ad aprire e vidi mia moglie. Le dissi che ero stato in ansia per lei, ma mi rispose che andava tutto bene. Mi risedetti sul divano e guardai la TV e Francesca si sedette accanto a me. Squillò il telefono e attraversai la sala per raggiungere il corridoio. Arrivai fino alla fine dove c'era la cucina e presi il telefono. Mi si gelò il sangue nelle vene. Mia moglie che mi stava chiamando. Superato lo shock iniziale, avvicinai lentamente la cornetta del telefono al mio orecchio. Sentì la voce di mia moglie dire: «Ciao tesoro, sono bloccata nel traffico e oggi sono dovuta rimanere in ospedale più del previsto. Sono quasi da te. Ciao!» Riagganciai e non credetti alle mie orecchie. Feci per tornare indietro, ma vidi qualcosa che mi terrorizzò. C'era una donna identica a mia moglie in fondo al corridoio, che si avvicinava brandendo un coltello in mano.